Ciao amici e bentornati sul mio canale Fermentum. Oggi prepareremo insieme le bombe di pizza, che non sono altro che delle sfere fatte con un impasto della pizza, poi ripiene, nel mio caso, tipo margherita, con mozzarella e pomodoro. In realtà al posto della mozzarella ho messo proprio delle mozzarelline dei bocconcini. Ma è inutile dirvi che potrete prepararle come più vi piacciono. Potete farle così, mozzarella e pomodoro, anche con la scamorza, con dei formaggi, anche con degli affettati, per esempio. Sono facilissime anche da preparare, lo vedremo durante il video. L'unica attenzione che bisognerà riservargli è quella di sigillarle bene durante la formatura. Vi ricordo come sempre che tutti gli ingredienti li trovate giù in descrizione. Non dimenticate di lasciare un like o un commento, di iscrivervi al canale tramite il pulsante che vedete qui in basso e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video. Ma adesso andiamo con le mani in pasta. Partiamo dalla farina in ciotola, aggiungiamo il lievito di birra e iniziamo a miscelare. Amalgamiamo bene, facciamo un po' di spezie al centro e aggiungiamo tutta l'acqua. Inseriamo anche il sale direttamente, subito, e iniziamo ad impastare. Partiamo dal centro, sciogliamo un po' il sale sotto le dita, poi iniziamo ad incorporare sempre più farina. La prendiamo dai bordi, man mano la portiamo verso il centro e impastiamo. Lavoriamo e ci aiutiamo sempre ruotando la ciotola. È un impasto abbastanza idratato, diventerà morbido all'inizio, diventerà un po' appiccicoso, ma lavoriamolo e vediamo che prenderà pian piano sempre più consistenza. Saremo facilitati in questa operazione se ci muoveremo velocemente, quindi con movimenti decisi. L'impasto già si stacca dai bordi della ciotola e passiamo sulla spianatoia e lavoriamo ancora qui qualche altro minuto. Possiamo impastare con una o con entrambe le mani, aiutandoci magari anche con i polsi. Ripieghiamo l'impasto e lo arrotoliamo sempre su se stesso, ribaltandolo continuamente sulla spianatoia. Anche se l'impasto non sarà perfettamente liscio e omogeneo, lo diventerà successivamente, lo lasciamo riposare così a temperatura ambiente per circa 10 minuti. Trascorso questo tempo faremo qualche piega all'impasto, vedremo che diventerà liscio. Lo chiudiamo bene sul banco, lo mettiamo in ciotola. Lo copriamo con pellicola e lasciamo lievitare a temperatura ambiente, io in casa adesso circa 27 gradi, per un'ora. Ad impasto ben gonfio e lievitato, togliamo la pellicola e lo ribaltiamo sulla spianatoia. Lo allunghiamo un po' perché andremo a tagliare i pezzi di impasto e a formare le nostre piccole bombe di pizza. Porzioniamo l'impasto in palline di circa 40 grammi. Pesiamo così tutti i pezzi di impasto in modo tale che tutte le bombe di pizza siano uguali. E arrotondiamo. Prendiamo la prima e possiamo arrotondare direttamente sulla spianatoia, in questo modo facendola ruotare nel palmo della mano. Oppure lavorandola tra le mani in questo modo. Entrambi i sistemi validi, quello che vi viene più comodo sarà quello migliore. Prepariamo tutte le nostre palline e le poggiamo sul banco. Prepariamo anche l'ultima, la posiamo sul banco e copriamo con pellicola. Lasceremo lievitare così a temperatura ambiente per 30 minuti. Nel frattempo prepariamo il condimento. Prendiamo la passata di pomodoro, mettiamo sale, origano e un filo d'olio. E mescoliamo. Trascorsi 30 minuti, scopriamo le nostre palline e iniziamo a dare forma alle bombe. Spolveriamo con abbondante semola sia la spianatoia sia le palline. Prendiamo la prima e iniziamo a schiacciare con entrambe le mani. Allarghiamo bene fino a quando otterremo un disco di pasta.
Una volta pronti il disco, posizioneremo al centro un po' di passata di pomodoro, mi raccomando non troppo, altrimenti tenderà a fuoriuscire durante la cottura. E nel mio caso una piccola mozzarellina. Al posto della mozzarella potete mettere qualsiasi tipo di formaggio o magari dei piccoli pezzi di scamorza o anche degli affettati, per esempio. E chiudiamo bene l'impasto, quasi fosse un fagottino, tirando i lembi verso il centro e stringendo bene, pizzicandolo bene con le dita. Meglio sigilleremo, più difficile sarà che possano aprirsi in cottura. Una volta pronto li posizioniamo sulla teglia rivestita con carta forno. E continuiamo così a formare tutte le nostre bombe di pizza. In teglia le disporremo leggermente distanziate tra di loro. Formiamo ancora, schiacciamo il disco di pasta, mettiamo un po' di passata di pomodoro, la mozzarellina e chiudiamo bene. Sigilliamo pizzicando bene con le dita e andiamo in teglia. È importante che la parte della chiusura delle nostre bombe di pizza sia rivolta sulla base della teglia, verso il basso. Infine mettiamo un po' di passata di pomodoro su ogni bomba di pizza. La quantità, poco o tanto, dipenderà dai vostri gusti. E prima di andare in forno un'altra spolverata di origano e un giro di olio. E via in forno, ben caldo, a 180 gradi, in modalità statica, per circa 20 minuti. Ed ecco le amici le nostre bombe di pizza appena sfornate. Non preoccupiamoci se qualcuna durante la cottura avrà lasciato uscire la mozzarella, perché saranno buonissime ugualmente. Grazie amici per avermi accompagnato fin qui e con me ci vediamo al prossimo video!